Rita Cirochi, direttamente da SD Il Bedesco, dove ci siamo incontrate, dove ci siamo conosciute la prima volta. È passato qualche, ma forse neanche un mese, sì, no? Più o meno. Ecco, le cose sono cambiate, sono migliorate, come ti sembra il mondo equestre in questo periodo? Ma siamo in stand by, adesso chiaramente c'è fermento per queste elezioni, vediamo che vinca il migliore e noi chiaramente ci auguriamo il Cavaliere Orlandi. Ecco, a proposito del Cavaliere Orlandi, oggi c'è stata questa conferenza stampa nella quale sono stati enunciati, insomma, i punti proprio finalmente del suo programma. Ti hanno convinto? Quali sono i punti più forti secondo te del Cavaliere Orlandi, del programma del Cavaliere Orlandi? Ma sicuramente ha in serbo una serie di innovazioni che sono molto interessanti, ma la cosa su cui io confido è sulla sua etica morale, sul suo essere comunque uomo di cavalli, imprenditore, e da questo punto di vista mi aspetto da lui che centri questi obiettivi. Che cosa non ti aspetti che invece possa fare un nuovo presidente della Federazione Italiana Sport Equestre? Cioè, che cosa non ti auguri che accada? Beh, non può ancora deluderci, perché comunque la situazione è molto difficile sotto tanti aspetti, quindi voglio un presidente che si renda conto che comunque la base è il fondamento da cui partire, quindi abbiamo bisogno di marketing, abbiamo bisogno di comunicazione, abbiamo bisogno che comunque il nostro sport venga fatto conoscere a tutti in modo che possiamo veramente sviluppare e avere i numeri che ci meriteremo. Va bene, ti ringrazio Rita, buon lavoro, buona Grazie serata. A voi, ciao.